Ciao a tutti, diavoletti! Oggi siamo insieme al nostro cagnolino e andremo a fare una bella passeggiata con il guinzaglio! Dobbiamo stare molto attenti perché sapete che lui. Oh! Ma cosa stai mangiando? Le pietre! Non si mangiano le pietre! Allora, vi ho detto che dobbiamo stare molto. Cosa? Ok. Cosa ti sta succedendo? Mica hai mangiato una pietra? Non far succedere brutti guai oggi! Ma chi è? Chi sei? Sono un pagliaccio. Cosa vuoi? Voglio il vostro cagnolino. Cosa? Vinci? Ha detto voglio il cagnolino. Allontaniamoci. Ciao ciao pagliaccio. Vinci? Ma cosa vuole quel pagliaccio? Il nostro cagnolino. Anto, allora, secondo me dobbiamo andare a fare la passeggiata normalmente, come se non fosse successo nulla. No, Vinci, io adesso vado lì e gli dico che non può avere il nostro cagnolino, è nostro, e gli dico anche che deve lasciarci in pace. Dai, Anto, sei sicuro di quello che stai per fare? Sì. Pagliaccio, mi senti? Allora, tu non puoi avere il nostro cagnolino e non ti permettere più di dirci queste cose spaventose. Che vuole accarezzarlo? Io, il cagnolino, non te lo metto nel buco. Io mi devo fidare di te. No, non mi fido. Perché insiste? Aspetta un attimo, parliamo io e Vinci e poi veniamo, ok? Vinci, cosa facciamo? Lo metto il cagnolino nel buco per farlo accarezzare dal clown. Secondo me vuole solo accarezzarlo. Vinci. E se lo prendesse? No, 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 non voglio metterlo nel buco. Non penso sia così cattivo, Anto. Sta dicendo muovetevi. Vinci, ho ansia. E se succedesse qualcosa di brutto a Hop? Anto, dai, faglielo accarezzare, tanto lo mantieni sempre tu. Ok. Vinci, se succede qualcosa di brutto, me la prendo con te. Clown. Siamo pronti. Vai, adesso ti metto il cagnolino nel buco fra 3, 2, 1. Tu accarezzalo. Che carino, lo sta accarezzando. Ti piace il suo pelo? Ma dov'è il cagnolino? No, no, Clown? Clown? Dacci il cagnolino. Lo senti piangere, Vinci? dai, Anto, avevo detto di mantenerlo per bene. Ma lui l'ha preso forte, forte, clown! Sento il cagnolino piangere! L'ha preso, Vinci, io te l'ho detto! Adesso vi voglio dare un regalo! Ha detto vi voglio dare un regalo, me lo prendo? Quale regalo? Non lo so. Metto la mano per prendere il regalo! Ok, clown! Ho la mano dentro il buco! Dammi il regalo! Ma? Vinci! È il collare di Hope! Il nostro cagnolino! Perché ci hai dato il collare e non il cane? Dov'è il mio cagnolino? Lo sento ancora piangere! Dai, ridaccelo! Te l'avevo detto! L'ha preso per sempre! Cosa facciamo, Vinci? Anto, ho un'idea, ma è un po' folle. Qualunque idea per salvare il nostro cagnolino. O io o tu dobbiamo infilarci in questo buco e prendere il nostro cagnolino. E chi si infila in quel buco? Io o tu? Fammici pensare, tu. Io? Sì. Che ansia! Ok, diavoletti. Adesso entro qui dentro e prendo il nostro cagnolino. Vediamo se ci entra la testa. Aspetta, Vinci. Ma
perché non sentiamo più il nostro cagnolino piangere? Io non lo sento più piangere. Clown, perché il cagnolino non piange? Il cagnolino non è più nel buco. Vinci, andiamo a cercarlo. Cosa? Cercate bene il cagnolino. Potrebbe essere in pericolo. Sì, non ti preoccupare. Noi cerchiamo bene, perché amiamo il nostro cagnolino. Lo vogliamo bene. Vinci, allora, adesso dobbiamo cercare il nostro cagnolino. Vinci, e se il clown l'avesse messo dentro la spazzatura? Controlliamo. Che carino! Se stesse dentro la spazzatura, soffrirebbe moltissimo. No, 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 no. Ho paura anche di controllare. Vedo, vedo, vedo. Allora? Non c'è nessuno dentro la spazzatura. Nessun animale. Andiamo a controllare altrove. Anto sta controllando tutti i bidoni della spazzatura ed io non vedo nessuna traccia del nostro cagnolino. Secondo me il clown l'avrà mangiato. Diavoletti, ho controllato tutti i bidoni della spazzatura del parco, ma non c'è nessun animale e mi rimane solo un posto da controllare. Quello è il posto più spaventoso del parco. Dicono che ci sia Cartoon Cat lì dentro. Andiamo, piano piano. Shh. E se il clown l'avesse messo lì dentro? Andiamo. Ok, è tutto sporco. Shh. Che ansia. Ok, ma mi fa paura. Perché quel legno è uscito così da quel tombino? Che ansia! Ok, passiamo qui in questo buco stretto stretto. Ok, faccio così. Ciao, ciao, pezzo di legno. Ok, sentite un cagnolino piangere qui dentro? Io non sento nessuno piangere. No, no, no. Non sta piangendo nessun animale. Ok, allora significa che qui dentro non c'è nessuno. Andiamo via. Ma se il cagnolino non è lì dentro, dove potrò mai essere? Tanto. Vinci, io il cagnolino non lo trovo. Neanche io. Cosa facciamo? Secondo me il clown l'ha mangiato. Lo penso anch'io. Vinci. Ma è Hop? Sta camminando da solo. È proprio lui. Vinci, Hop, vieni qui. Dove vai? Hop. Hop, fermo, fermo. Che carino. Hop, chi gli ha fatto questo? Ma perché sei rimasto solo? Poteva investirlo qualche macchina. Poteva succedere qualcosa di brutto. Meno male che l'abbiamo trovato. Meno male che l'abbiamo trovato. Adesso, diavoletti, noi ci vediamo domani. E la lezione di oggi è mai avvicinarsi ai buchi. Mai più. Perché dentro potrebbe esserci un clown, un mostro. E noi vi mettiamo due playlist di video divertentissimi da vedere. A domani. Chissà cosa succede.